Shalom a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Bereshit, approfondimento di alcune parole ebraiche in vista di una maggiore comprensione della vita cristiana. Ecco, oggi accosteremo due parole importanti nella Sacra Scrittura, quali appunto sono la carne e appunto Vangelo, e hanno in ebraico un accostamento, sono quasi ecco simili. E poi vedremo la parola regno. Questi, il Vangelo e la parola regno, li poi li ritroviamo nella domenica terza di questo tempo ordinario. Ecco, iniziamo con la parola carne, basar in ebraico, la troviamo già dal capitolo 2 della Genesi. Abbiamo detto che il capitolo 2 un po' rappresenta le nozze dell'uomo con Dio, quindi il suo rapporto con l'altro, altro sesso, la femmina, quindi l'unità, la basar echad, l'essere una cosa sola con l'altro, il femminile interiore. Significa essere poi una cosa sola con Dio, la sposa stessa di Dio. Infatti il stesso valore gematrico di Basar 502, la cui somma è 7, richiama proprio il settimo giorno. Siamo proprio nel settimo giorno, ecco, in cui Dio celebra le nozze con lui, con il suo sposo divino. Questa parola Basar ci rivela una fondamentale cosa, un'importante informazione, cioè ci rivela quella bella notizia che è appunto l'Evangelo, il Vangelo. Infatti, se noi aggiungiamo la lettera He, Besorah significa notizia, notizia, informazione, e quindi Tovah Besorah non è altro che il Vangelo. La buona novella è effettivamente la certezza che il compimento della carne nella sua totalità è reso possibile e che ogni malattia sarà guarita con appunto l'annunzio del Vangelo, cioè un ritorno alla sua carne primigenia, che è appunto l'Adam nel paradiso terrestre. Quindi, da quando il Verbo si è fatto carne, Gesù attualizza ciò che da sempre sta nel principio stesso della creazione. Infatti, Bereshit, che è appunto il principio, contiene in sé le tre lettere di questa carne, di questo Vangelo, e cioè appunto Be, Resh, Shin, no? Le prime lettere di Bereshit. Gesù ci riporta al principio. E che cosa appunto Gesù è venuto a rivelarci? A rivelarci che ogni carne corrotta dal peccato originale, a causa del peccato, sarà liberata finalmente, riportata al suo principio, quello di essere appunto una sola cosa con Dio, Basar Echad, una sola carne con Dio. Il Vangelo dunque è la buona notizia, l'annuncio che la carne è stata liberata. In Genesi 2, appunto, la carne significa tutto l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, plasmata dalle mani di Dio e quindi è plasmata come figlio a immagine del figlio nella potenza dello Spirito Santo. Infatti noi se vediamo ecco le lettere Bet, Resh, significano appunto figlio, ma anche significano grano, significano dunque anche il figlio giovane, potremmo dire, perché poi il figlio in ebraico si dice ben, quindi be bar è anche il figlio giovane, il figlio puro significa anche puro, bar, e significa appunto grano. Quindi questo è importante per farci capire che ecco, l'uomo è stato creato a immagine appunto proprio del figlio, e la Shin al centro esprime il segno dello fuoco dello Spirito Santo, plasmato poi dal fuoco dello Spirito Santo. Dunque Gesù, Verbo incarnato, pieno dello Spirito di Dio,
comunica questo stesso spirito all'uomo per farlo ritornare al suo principio. Gesù dunque viene ad annunciare il Vangelo del regno in ogni carne, in ogni uomo, nella sua dimensione di fragilità, in cui proprio in questa dimensione di fragilità, che è la carne dell'uomo, dimorerà Dio. E ancora, decapitando il termine bazar, vediamo che la bet significa dentro, significa la casa. La Shin è la luce, il fuoco dello spirito che ci fa ritornare appunto al Resh, che è appunto la testa, il principio. Quindi è importante questo proprio anche nelle lettere, è contenuto questo ritorno al principio. Se stacchiamo ancora la Bet, lo stesso, stacchiamo la Bet, troviamo Sarsh, che è appunto principe, principio. Quindi un ritorno, un rientrare, ecco, dentro Bet al principe, che è il principe, proprio il figlio del re, il figlio di Dio che ognuno di noi è chiamato a essere. Cosa annuncia appunto Gesù con il Vangelo del Regno? Annuncia quella bella notizia che è il regno di Dio, che è regno di giustizia, proprio perché si ritorna a quel paradiso perduto, ma si ritorna nella sua posizione vera, quella che Dio ha pensato da sempre, quello del figlio amato dal Padre. Il suo regno, il regno annunciato da Gesù, è un regno dunque spirituale che parte dal cuore di ogni uomo per manifestarsi poi all'esterno, diventando regno di giustizia, di amore e di verità e di pace, attraverso appunto la conversione del cuore. Infatti, se noi prendiamo le lettere che compongono, ecco, la parola regno in ebraico, malchut con la kaf, la vav e la tav, ecco, questo è malchut che significa regno, è un andare verso il mut. Se noi componiamo queste lettere abbiamo un lech ma mut, un andare verso lech e andare verso la morte. Perché la morte abbiamo detto che è mutazione, la morte è altro che conversione. Andare verso quella morte significa andare verso quel nulla per ricevere tutto da Dio. Ricordiamo che la parola mut appunto ci ricorda la parola mutazione. Si deve intendere come conversione. Quindi il vero significato di morte è quella che sperimentiamo quando noi sperimenteremo fisicamente questa trasformazione, mutazione da una condizione di fragilità e miseria a una condizione gloriosa divina. Il regno dunque che Gesù venuto annunciare è vicino, perché Gesù stesso ci indica questo cammino di conversione. Colui che sta vicino a noi, che è Gesù, che è presente in mezzo a noi, ci indica questo cammino di conversione. Quindi ecco, auguriamoci, ecco, di sempre, ecco, camminare alla sequela di Gesù e camminando dietro Gesù ci si apre davanti a lui proprio questo regno, che è un regno che ci riporta appunto al principio, ad essere quel figlio di Dio amato dal Padre. Shalom a tutti, Shabbat Shalom.